Salve, buongiorno e benvenuti. Io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Ficcanaso, il vostro segugio personale sempre in caccia di succulente notizie dal mondo di Hollywood e non solo. Prima di cominciare, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. È uscito ieri, 3 ottobre, nelle sale italiane Joker, nuovo attesissimo cinecomic, anche se la definizione per il film in questione ad alcuni appare controversa, che racconta le origini del più affascinante e pericoloso nemico di Batman. Il Joker, appunto, è che ha vinto il Leone d'Oro a Venezia durante l'ultima mostra cinematografica. Ad interpretare il protagonista troviamo Joaquin Phoenix, acclamato attore che in Joker ha dato il meglio di sé. Nel film Phoenix è Arthur Fleck, clown a tempo perso e aspirante cabarettista i cui problemi mentali vengono sempre più in superficie a causa di una società, quella di Gotham, moralmente in declino. Ma scopriamo ora qualcosa di più su questo poliedrico attore e iniziamo con la sua scheda. Joaquin Raphael Bodom nasce il 29 ottobre 1974 a San Juan, in Porto Rico, da genitori statunitensi. Terzo di 5 fratelli e unico fra loro a non avere un nome che aveva a che fare con la natura, il fratello si chiamava River, mentre le tre sorelle si chiamano Rain, Liberty e Summer, Joaquin fra i 4 e i 15 anni decide di farsi chiamare Leaf, foglia. I genitori, che erano figli dei loro tempi, fra il 68 e il 78, vissero con i figli al seguito qua e là presso varie comunità hippie, diventando per un po' anche adepti di una setta religiosa. Nel 1978 più o meno rinsaviscono e cambiano il cognome della famiglia, diventando i Phoenix, Fenice, nome che stava a simboleggiare un nuovo inizio. Stabilitisi a Los Angeles ed in continue ristrettezze economiche e 5 pergoli sottanti, i figli di Phoenix si esibivano in strada recitando, cantando e suonando, finché sono stati notati da alcuni talent scout. Infatti, poi chi più chi meno, sono diventati tutti famosi. L'esordio televisivo di Joaquin Phoenix arriva nel 1982, all'età di 8 anni, nella serie 7 spose per 7 fratelli, dove il fratello River era uno degli interpreti principali, mentre l'ingresso nel mondo del cinema arriva nel 1986 con il film Space Camp, Gravità Zero. Il divorzio dei genitori inizia ad allontanarlo dalle scene ed ancora di più la morte di suo fratello River, all'apice della sua carriera di attore nel 1993 per overdose, morte alla quale Joaquin assiste impotente, avendo chiamato i soccorsi arrivati però in ritardo. Nel 1995 torna a lavorare al cinema con Gus Van Sant in Da Morire, film in cui interpreta un ragazzo disturbato. Le critiche positivissime che lo riguardano lo spingono a continuare la sua carriera recitativa, ma Joaquin tenderà quasi sempre ad accettare ruoli molto complessi. La consacrazione a livello mondiale arriva nel 2000 con l'interpretazione dello spietato imperatore Commodo nel Gladiatore di Ridley Scott, che gli vale la sua prima nomination agli Oscar come miglior attore non protagonista. Nel 2005 finisce in rehab per problemi di alcolismo e abuso di droghe, scelta che fa autonomamente riuscendo a rendersi conto dei pericoli dell'inizio di una dipendenza. Dopo aver partecipato a molteplici film di successo, Signs, Squadra 49, Hotel Rwanda e soprattutto Quando l'amore brucia l'anima, che gli vale la seconda nomination agli Oscar come attore protagonista, inizia a comportarsi in modo strano fra il 2008 e il 2009. Nelle apparizioni pubbliche appare non solo poco curato fisicamente, ma anche scostante e infastidito, come sotto effetto di stupefacenti, mentre annuncia di volersi ritirare dalle scene per fare il rapper. Si è scoperto nel 2010, all'uscita del mockumentary Joaquin Phoenix, Io sono qui, di Casey Affleck, che Phoenix aveva recitato per 2 anni una parte per questo progetto, composto principalmente di apparizioni pubbliche, tra cui una al David Letterman Show, che è diventata virale, rimanendo nel personaggio sempre e comunque in ogni apparizione pubblica, in TV, conferenze stampa, interviste e via dicendo. Nel 2012 è protagonista di The Master, che gli vale la terza ed ultima finora senza mai una vittoria nomination agli Oscar. Lo rivediamo fra gli altri in C'era una volta a New York, nello stupendo Her di Spike Jonze o in Irrational Man di Woody Allen. Nel 2018 infine lo abbiamo visto in Don't Worry, biopic sul fumettista paraplegico John Callahan, in Maria Maddalena, dove interpreta Gesù, e anche in una commedia western, I fratelli Sister. Joker è il suo ultimo film, ma è attualmente impegnato almeno in un altro paio di progetti cinematografici. Riguardo la sua vita sentimentale, si sente nell'aria odore di matrimonio. Dal 2016 fa infatti coppia fissa con l'attrice Rooney Mara, conosciuta sul set di Hair nel 2013, e ritrovata sia in Don't Worry che in Maria Maddalena. Ultimamente Rooney sfoggia un anello che lascia pochi dubbi e che non è sfuggito ai paparazzi. Da ragazzino invece Joaquin, appena 21enne, ebbe una storia, anche durata a lungo tempo. Sono stati insieme infatti 3 anni, dal 95 al 98, con Liv Tyler, mentre tra le sue ex si contano Anna Paquin, Jennifer Goodwin e Lindsay Lohan. Bene cari amici, questo era tutto quello che avevo da dirvi per oggi su Joaquin Phoenix. E voi che cosa ne pensate? In quali ruoli lo avete visto? Qual è il ruolo in cui lo preferite in assoluto? Fatemelo sapere in un commento qui sotto. Iscrivetevi
via via social al canale di Screen Week e venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks. Ai prossimi appuntamenti, ciao!